Allora, vediamo una cosina. Quindi non abbiamo affrontato Mister X, che è morto, l'abbiamo visto, però. Allora, qui sono pronto praticamente ad affrontare William Birkin. Sicuramente lo devo affrontare qua. Cosa sta maialata? Un'altra cassetta, che palle. Voi le vostre cassettine porno, mi avete rotto veramente i coglioni. Qua devo stare attento a cosa tocco, perché l'altra volta ho avviato il sistema di autodistruzione. Cos'era AWS? E riattiviamo la corrente, signore e signori. Posta di William Birkin l'abbiamo già visto. Ma anche la cassetta l'abbiamo già vista. Credo. L'avevamo già visto. Sì, l'avevamo già vista. L'avevamo già vista, che cazzo serve? Entravano, gli sparavano e ciao ciao. Via, via. Prendo anche la miscela di erbe, non si sa mai. Mi sa che ce lo scontro fra poco. Poi preferisco essere ben. Aspetta, un'altra cosa facciamo anche. Prendo quella, ma prendo soprattutto queste, le munizioni di questa roba. Che cazzutina questa pistola, eh? Cambia munizioni, non che ne abbia altre. Sì. Un'altra pianta blu, puttana troia. Cosa che c'era? Ah, aspetta. Qua c'è la polvere da sparo. Yes! Vado a farmi le munizioni acide. La pianta blu la metto pane in culo. Ah no, ce l'ho. Ce l'ho nel coso, ce l'ho, guarda. Sei, bitch. Siamo carichissimi, super mega carichi. Merda. Ora vediamo se le scene si sovrappongono e ci ritroviamo a fare quello che stavo facendo anche Leon. Oh, ci saranno delle altre differenze. Tipo qua non devo frugarlo, tanto per cominciare. Oh yes, baby. Oh yes, baby. C'è tanta shit. Minchia, sì, subito questo lo prendi. Aspetta. Questi li mettiamo a posto. Questo lo metto a posto. Ok. Madonna, quanto cazzo di munizioni acide, porca puttana. Guarda, più carico di così, puttana troia. Ah, c'ho tutto, tutto, tutto. C'ho veramente tutto. Con questa attrezzatura praticamente porterò morte ai nemici dell'America. Sono carichissimo, a 1000, bro, una bomba. Che è sta porcata? No, è chiuso? Diavolo. Guarda un po'. Ok. E vai. Trovato. Non sono. Finalmente, l'agente antivirale. Devo tornare da Sherry. Sono in Brenzo. Ah, giusto, quella sta roba l'avevo letta. Quindi non suona nessun allarme in pratica, perché non stiamo rubando il virus. Perfetto. Però c'ho la strizza lo stesso, dico, posso succedere. Anche perché sta salvando, lo vedo. Magari non succede nulla. Cos'è questo mostro? Mio marito. Era mio marito.
Avrei dovuto ucciderlo subito. Non so perché. Non l'ho fatto. Era tuo marito. In realtà tenevamo più al lavoro che al matrimonio. Ma allora, Sherry, Raccoon City veniva distrutta e tu l'hai lasciata sola. Non potevo lasciare che mia figlia crescesse in un mondo con il virus. Ma questo non giustifica averla lasciata. Clark rimane a guardare. Ce la faccio. Mi spiace. No, no, vero. Ah! Aspetta. Fino a neutralizzazione minaccia. Dammi sta cazzo di mitra! Ok. Ho preso in piano. Tana tua mamma. Corri però! Ma scusa, Ciuccia! Ah! Spara, aspetta! Ok. Ah, in teoria, se sono preciso, posso seccarlo così. Ma non sono preciso. Però ho tanti proiettili. Oh Cristo. E te? Ne sbada! Porca tua mamma. Ok, uno è partito. Ti piace? Partito un altro! Ui. Un altro occhietto è partito. Mi sa che mi manchi però, stronzo. Granatine. Ah, Gesù. Alla grande proprio. Un colpo, vaffanculo. Cioè, un colpo mi ha dato, mi ha preso in pieno. Dai, fermo, porca troia. Li usa lei questi proiettili e fanno male. Li uso io e ne faccio un cazzo. Aspetta, fermo. Merdoso! Olè. Oh, c'ho anche la scarica elettrica, è vero. Vabbè, lui nel mentre che fa le sue cose, io vado qua. Oh, che male che mi hai fatto. No, mi ha ucciso quasi. Oh no. Ma sbaglio, sta correndo. Sbaglio. Oh, sta correndo. Mamma. Ti vuoi dare una calmata? Fammi vedere quel cazzo di occhio gigante. Mica vedi come si mette in posizione da stronzo. Mancato. Aiuto. Sei di merda. Per te. Capito, una tattica utile così. Mica! Vabbè, raga, però, cioè, che cazzo è, una presa per il culo? Mi fa molto piacere avere tutte queste munizioni ma non avere l'arma, però. Porca puttana.
cazzo di munizioni ho preso poi? Oh! Mica lo posso mettere in oro. Aspetta. Soffri merda. Oh no, aspetta! Fammi andare via! Che mi lancia robe! Minchia di poco. Che cosa sta poi al lato? Aghi elettrici. Oh no. Ah, vabbè, non posso farlo. Mi dai un attimo che ricarico? Mica qua va tutto in fiamme, però vabbè. Due balle. Io vi giuro, adoro sta roba. Che guarda tutte le cazzo di munizioni che non ho l'arma principale, però. Adoro. Cioè, scusa, con cosa cazzo lo devo sparare? Cioè, ho portato tutto tranne la pistola di merda. Calmo. Cazzo, figurati. Questo è lo scontro più idiota di sempre, guarda. Mica, deve sta facendo di tutti i colori, porca puttana. Ah, quanto mi becca se non sto attento! Merda. Vuoi darmi la possibilità di trovare almeno equipaggiamento? Perché io non ne ho. Aspetta, forse? Io non ho words proprio. Non ho words. Non c'è equipaggiamento. Cosa cazzo lo uccido? Non ho pallottole. Mica, proprio gli faccio una cazzo di sega. Miracolo, allora le munizioni acide fanno danno. Scontro epico finito male. No, finito bene, anzi. Minaccia neutralizzata. Minchia. Isolamento terminato. Carichissimi proprio. Oh! Devo tornare da Sherry. No, dobbiamo andare a fare l'equipaggiamento nuovo. Cazzo Sherry, devo prendere tutto. Tutto pistola, tutto. Sì, no, credo che possa bastare. Sì. Shit, ne abbiamo. In caso ci attacchino, ma così va bene. Cavuttana, oh. Cioè, proprio vuoi che muoio? Però è bellina sta pistola, perché c'ha lo sparo... praticamente automatico, tipo, non lo so, tipo cowboy, no? Figo. Dove hai detto che dobbiamo andare? Perché me lo sono già dimenticato. Aspetta, era da qua, no? Sì, era da qua. Ok, quindi torniamo da lei, abbiamo tutto. Ciò dove ci porta, voglio capirlo. Ah, giusto, dalla babuina. Ma non ce l'ha più l'occhio sminchiato? Mamma sta male. Annette. Come ti senti? Sto bene. Tu invece ti senti male. Mamma! Ehi. Devo vedere lo schermo. Oh, grazie a Dio. Sherry se la caverà. Sarà debole per un po', però... sì. È guarita dal virus G. Hai sentito? Oh,
Sparatele a questa povera donna. Cosa le è successo? È stata attaccata dal mostro. Non preoccuparti per me. Porta mia figlia al sicuro. Scusami, Sherry, per tutto quanto. La tua vita è più importante. Non possiamo lasciarla qui. Sì, hai ragione. Attenzione, revocata rimozione non autorizzata. Ah, Leon! Che succede? È iniziata l'autodistruzione. Si attiva se il virus esce dall'edificio. Ti prego, salva mia figlia. No! Sherry, devi salutare la mamma. Avanti, dobbiamo andare. Ti prego, Sherry. Ascolta. Ti voleva bene, sai? Ma ora dobbiamo andare. Forza. Avevi ragione sulla giacca. Sono fortunata ad averti. Ascolta, ne parliamo più tardi. Dobbiamo andare. Forza. Non c'è tempo per i sentimentalismi. Cioè, scusa, quindi dobbiamo usare il coso centrale. Madonna, non ce la posso fare. A camminare più veloce. Ah, mica fortuna me lo lascia qui. Che cazzo rinuncio? Sta roba non ci ho pensato. Fuck. Scusami, piccola, ma dobbiamo. Vabbè, fanculo. Quella shit. Rinuncio alle granate. Dobbiamo sbrigarci. Levati. Quindi dobbiamo usare l'ascensore centrale. A meno che tu non voglia rimanere qua. Aspetta un secondo. Questa. Ok. Teniamo qua. Tanto la Uzi non ho munizioni. Per Romano non è nemmeno a tempo. Come con Leon. Claire. Che vuoi? Sì. Grazie per essere gentile con me. Per avermi salvato. Per ora. Sono felice di averti incontrata. Sono felice anch'io, Sherry. Ma perché lo devi illudere? Adesso pensiamo a uscire da qui. Vedere le cinghiate quando arriviamo a casa, altro che sei sempre gentile con me. Aspetta, che c'è qua? Minchia! 2 milioni di coltelli, oh. Non so se ci sono zombie qui. Non parte. 10 minuti alla detonazione. What? Charlie, corri! Di brutto corri, eh. Dacchio! Aspetta. Vai! Cazzo! C'è troppa roba. Andiamo. Di qua si passa, vieni. Vieni, pulci. Perché prima lei? Che non mi posso liberare di nulla. Porca troia. No. Cioè. Più lenta, merdina.
Non che io sia meglio, però. Dai. Vabbè, ce l'è di tempo, che cazzo, però. Ovviamente, la porta è bloccata. Aspetta. Sherry, che stai? Forse posso aprirla dall'altra parte. Go. 9 minuti alla detonazione. Che succede? Merda, non è proprio il momento. Oh, Cristo! Che sto guardando in alto? Muoviti, merdina! Che cazzo di problemi ha? Dai, mica che lenta. Vuoi che muoio? Ah, oh, brava. Go, go, go! Minchia, una bella squadra. Ti sostituirei immediatamente con qualunque cosa. Anche questo zombie. Vieni, vieni, vieni. Dai, dai. Perso ormai. Tra poco saremo fuori di qui. Che se ne frega. Oh, guardate qua. Oh, davvero? Aspetta un secondo. Sta merda la metto a posto. Così c'ho più kit. Ok. Sto schifo. Ah, da lì. Qua sicuramente devo fare qualcosa. Sta roba! Ma chi l'ha cagata? Sherry, prendilo tu la minigun! Minigun? Aspetta un secondo. Se me l'hanno data c'è un motivo. Devo fare lo spazio però. Oh, minchia! Aspetta. Levati, levati! Cosa ci devo mettere qua, il culo? Cosa ci devo mettere lì? Levati, minchiona! Oh? E vaffanculo però! Che palle! Vai a cagare, coltello di merda. Cioè, non è che posso fare... Che cosa fai? Devo far partire il treno. Tu non muoverti da qui, ok? Va bene, non mi muovo da qui. Brava. Sta attenta. Certamente. E invece si muoverà da lì. Che la minigun. Cioè la minigun, ragazzi, vi rendete conto? Ok. Bene, ci siamo. Ok, sembra funzionare. Claire! Cosa? Leon! Sei qui anche tu? Sì, ma sta per crollare tutto. Senti, devi andartene, in fretta. Lo so, c'è una via d'uscita. Credo ce la possiamo fare. Dove sei ora? Claire, ci sei ancora? Leon, scusa, non ti sento. Non preoccuparti per me, mettiti in salvo. Leon! Leon! Cazzo! Abbiamo pure la minigun. Non ci serve il Leon, abbiamo la minigun. Lo sapevo. Ancora? Ciao bellone. Ah, oh, Cristo! Per forza devo curarmi, che faccio?
Ok, ho fatto un cazzo. Ma le altre cose? Cioè, che schifo, figlio di puttana, attacco di merda! Porca puttana, va! Gli sparo tutti queste carte di cose. Vai! Ancora una volta levitato. Qui! Dio a me! Non volevo bestemmiare. Non avevo l'idea proprio da bestemmiare, però. Merdone, vieni qua! Mica c'è! Io ti colpi! Oh Krishna! Puttana, guarda! Sto coglione! Guarda, guarda come vado, batto alla fiacca, mo, eh. No! Sì, vabbè, cioè, cosa dovrei fare? Porca troia, muori! Minchia! Mi sta facendo urtare il sistema nervoso. Non vorrei dire, ma 3 minuti, eh. Cioè, non ho più un cazzo! Ma sei fuori? Non gli ho fatto un cazzo? Ce l'ho crivellato di brutto, non è, ci credo, guarda! Poi gli rispacchi questi cazzo di occhi, gli riappaiono, cioè, che serve? Minchia, mi stavo urtando troppo. La puttana, oh. Minchia, non muore! Cioè. Le palle che girano. Vorticosamente mi girano le palle! Ci impiega a ricaricare. No, ma è impossibile. Dai, mica gli ho sparato di tutto. Di tutto sto pezzo di merda. Ah, ora gli ho fatto qualcosa. Ora. Io sono a secco. Cioè, non oso immaginare cosa sarebbe successo se non avessi risparmiato tutte queste munizioni.
Tutto ok, sono qui. Ora ce ne andiamo. A questo punto Leon dovrebbe essere a bordo. La prima cosa che farai una volta fuori da qui? Aperitivo. Voglio vedere casa tua. Bene. Perché a me serve una doccia. Sì. Davvero? Così tanto? Già. Seriamente? Claire! Leon! Che bello rivederti! Te l'ho detto che ce l'avremmo fatta. È vero. Lei chi è? Lei è... è Sherry. Ciao. Cristo! Cos'è stato? Non lo so. Rimani qui, Sherry. Vado a controllare. Ah, lui non va! Vado io? Non ho proiettile. No, nulla. Oh! Qualcosa lo posso pigliare da qui. Poca roba, però, ok. Non premio di niente. Porca troia. Davvero niente. Ciao. Schifo. No, never. È stato utile. Ma non quanto... pensavo. Cioè, basta. Non ho nient'altro da prendere. Oh, un altro coltello. Tengo questa. Perché mi aspetto qualcosa qui? Ma voi vi rendete conto? Ancora! Questa merda! Devo piacerti davvero, no? Sì, come lo dovremmo affrontare sto schifo, esattamente? Spero ti piaccia il piombo, perché ne ho un bel po'. Non è vero! Non dire ste stronzate, perché non ne abbiamo! Ecco, ecco l'occhietto! È troppo vicino! Oh! Finalmente. Oh, luce. Quindi voi
due siete fidanzati? No, scopo amici. No, siamo... ci siamo conosciuti solo ieri sera? Sì. Decisamente la serata che non ti aspetti. Già, puoi dirlo forte. Ehi, forse lui può darci un passaggio. E se si fosse diffuso? Resta con Sherry. Vieni. Simpatico. Quindi è finita? Non lo so. Se fosse altrove, noi ci saremo. Ad ogni costo. Già, io sono con te, Leon. Ma la bambina mi sa che si esclude. Finché siamo uniti, andrà bene. Forza. Ehi, perché non mi adottate? Adottarti? Prenderemo un cucciolo. Sì, sì. E un pappagallo. Sì, sì, come no. Ho sempre voluto un animale. Certo. Il prossimo brano di oggi è uno di quelli che vi farà venire la pelle d'oca. Ancora non lo sa che la bambina finirà in orfanotrofio. Che carino. Però ha fatto tenerezza, mi ha fatto troppa tenerezza. Ok, minchia, ha fatto C addirittura. Ha fatto meglio con Leon. Nascita di un'eroina. Bene, signori, io direi che il gioco è terminato. Però c'è un'altra roba. Ecco, modalità extra. La modalità extra è il quarto sopravvissuto, dove praticamente dobbiamo utilizzare Hank, Urk. Cazzo, scusatemi, non mi... mica vi giuro, li confondo sempre questi due nomi. Hank, no. Vabbè, non me lo ricordo. Comunque dobbiamo usare quello del team. E quindi probabilmente faremo quell'altra modalità. E poi ci becchiamo il 15 febbraio. Perché il 15 febbraio esce Far Cry 5, Metro Exodus e il DLC di Resident Evil. Ho parecchia merda da portarvi dal 15 febbraio. Quindi tutti pronti. Grazie a tutti per aver seguito questa serie. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.